Buonasera. Nel corso del programma parleremo come sempre solo di alcune delle novità televisive. Tutte le informazioni invece dettagliate le troverete su Radio Corriere TV e in questo caso il Radio Corriere TV della scorsa settimana. Allora, cominciamo con i programmi. Si conclude domani sulla Rete 2 Patatrac e alle 21.45 va in onda l'ultima puntata del film televisivo Mia figlia, interpretato da Carlotta Wittig per la regia di Gianni Bongiovanni. Quando si arriva all'età mia diventa tutto meno importante. Sai, come per gli astronauti che da lassù vedono tutto quanto piccolo, piccolo. Che c'entrano gli astronauti? No, volevo dire che in fondo si vive, si muore. Che differenza fa poi? Per te forse, per noi un pochino diverso. Ma voi figli miei belli, avete cercato di fare tutto quello che si poteva fare, medici, ospedali, cliniche private, perfino Roma. Ma quando è destino? Destino? Qual è destino? Ma questo è vero. Dimmelo anche tu, ma quale destino? Ma allora questi ci stanno facendo le condoglianze. Ma no, Giulia, che dici? Ma scherziamo, ma diamo i numeri! La seconda parte di Ludwig, il film di Luchino Visconti, la vedremo domani sulla Rete 1. Sempre sulla Rete 1, ma lunedì, rivedremo invece Scandalo al Sole, il film di Delmer Davis con Richard Regan e Dorothy McGear. A noi piace Flint è il film in onda martedì sulla Rete 2. L'appuntamento è per le 20.40. La regia è di Gordon Douglas. Tra gli interpreti James Coburn e Lee J. Cobb. Martedì alle 15.25 il Dipartimento Scuola e Educazione presenta sulla Rete 2 Scene dai Promessi Sposi. È una serie in 10 puntate realizzate da Marco Procopio che ci ripropone una lettura particolare del romanzo di Alessandro Manzoni. Il programma dà risalto alla forza espressiva dei personaggi e al loro significato umano, indicando i momenti essenziali in cui ogni lettore può sentirsi spiritualmente rappresentato. Lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella? Cioè? Cioè, loro sono uomini di mondo e sanno benissimo come vanno queste faccende. Il povero curato non c'entra. E fanno il loro pasticcio tra di loro. E poi vengono da noi come si andrebbe a un banco a riscuotere. Ma noi siamo dei poveri servi, servitori. Orbene, questo matrimonio non sa da fare, né domani e né mai. Ma signori, degnatevi di mettervi nei miei panni. Se la cosa dipendesse da me, ma non dipende da me. Mercoledì sulla Rete 1, secondo episodio di Casa Cecilia, dal titolo No, non è la gelosia. Bei consigli che le hai dato. Quelli giusti. Le donne fanno le mogli solo con i mariti. Cosa dobbiamo fare, le geishe? Forse. O forse un viaggetto a Vienna anche. Era qui che ti volevo. Me lo potevi dire prima che ti seccava, no? Ma io speravo che te ne saresti accorta da sola, scusa. Insalata? No. Si dice no, grazie. Sì, si dice no, grazie. E si dice anche porco mondo. E va bene!
bene, signora intellettuale progressista? Io non vado a nessun congresso. Vado a Vienna, sulla ruota del Prater con il mio mante. Ecco, bella litigata italiana questa, gelosia. Senti, qui c'è Vittorio De Sisti. Vittorio De Sisti è il regista di Casa Cecilia. È molto italiano questa tradizione della gelosia, non trovi? I tuoi temi sono italiani? No, i miei temi non è che siano particolarmente italiani, ma d'altra parte, essendo italiano, non posso che svolgere delle cose che mi sono naturali, che mi sono più vicine, insomma. Non è che io sia geloso, peraltro. No. No, forse non è emotivo, però insomma la gelosia poi è anche bella, diciamo, un momento di vita. Sì, di... Senti, un momento di paura. Di paura. Il taglio è, diciamo, americano, sono una serie di telefilm questi, no? Sì, sono dei telefilm, cioè sono dei brevi film che finiscono, durano circa un'ora e iniziano e finiscono ogni volta. Ecco, ma sono dei telefilm, quindi il taglio diciamo che è quasi americano. Sì, no, io sono sì. molto felice di questo, ti spiego perché. Perché noi ormai siamo ossessionati dai telefilm americani. Finalmente abbiamo dei telefilm italiani, grazie a te. Ecco, questo sì, volevo dire. Sì, questo sono dei film, dei telefilm italiani, decisamente. E si rifanno eventualmente alla commedia brillante, a quella commedia che è stata tipica americana, ma non è tipica degli ultimi telefilm, ecco, forse. Quanto del cinema che io ho amato, ecco, sempre cioè. Quello di Billy Wilder, quello di... E degli Ascala e Dettori sono i protagonisti di tutti gli episodi? Sì, loro due con tre figli e una donna di servizio. Ah, quindi sono episodi con un tema unico, che è quello sì. di questa famiglia. Sì, sì, sì. È una famiglia divertente questa, è cosa una succede? Famiglia, sì, una famiglia divertente, una famiglia allegra, forse anche felice, anche se dibattuta da problemi tipo questo della televisione. Senti, Delia Scala, che è bravissima in questa cosa, voglio dire, è una donna molto tradizionale o è un'emancipata, una che si vuole emancipare? Dici come personaggio? Sì. È una donna abbastanza emancipata perché lavora, ha una professione, è una dentista. E d'altra parte è molto legata, molto terra a terra, per certi versi conservatrice, ma nello stesso momento aperta, molto matriarcale. Quando l'America si racconta, va in onda alle 21.30, mercoledì, sulla Rete 2. Sono 7 film per la televisione realizzati negli Stati Uniti da registi cinematografici e televisivi. E ci vengono proposti dalla Rete 2, appunto, divisi in 2 puntate ciascuno. I 7 film ricostruiscono sulla base di documenti alcuni episodi clamorosi della storia recente degli Stati Uniti. Vediamo adesso insieme alcuni titoli. Fuoco di sbarramento è la storia di un soldato americano morto nel Vietnam. La confessione di Peter Reilly ricostruisce invece il processo ad un ragazzo di 16 anni accusato di aver violentato e ucciso la propria madre. La tragedia della Guyana rievoca il suicidio collettivo che colpì profondamente l'opinione pubblica nel 1979. Ho avuto un incidente, posso usare il telefono? Apre la serie Il rapimento di Patricia Hearst, che va in onda mercoledì e domenica sempre alle 21.30. Sulla Rete 3, ancora mercoledì alle 20.40, con Viaggio a Tokyo, ha inizio il ciclo Il cinema di Yasunjiro Ozu. Il fascino irresistibile del quotidiano. Ma si può sapere cosa vi ha preso? Perché siete tornati in anticipo? Vi siete trovati bene ad Atami, sì? Le acque termali erano ottime. Dall'albergo c'è una vista splendida, proprio magnifica. Lo dicevo io, l'albergo è nuovo e anche molto confortevole. Non c'era troppo gente, no? Sì, ce n'era parecchia. Cosa avete mangiato di speciale? Del pesce crudo e frittatine coi funghi. Il pesce vi sarà piaciuto, è fresco, il mare là davanti. E buoni anche certi dolcetti alla crema. Ma allora perché siete tornati in anticipo? Dovevate fermarvi di più per riposarvi. Ecco, stiamo vedendo una sequenza di Viaggio a Tokyo e qui con noi c'è Callisto Kosulic, che ha ideato e curato il ciclo e si è occupato anche dell'edizione. Come avete visto, il film è doppiato. Senti Callisto, intanto ti volevo dire una cosa. Io sono molto felice di averti qui. Tu sei un'autorevolissima penna. Io ti ho letto molto spesso e ti occupi sempre di cinema. E questo volevo sapere, questo fascino irresistibile del quotidiano, intanto ha un titolo stupendo. Perché il fascino irresistibile? L'ho scelto questo titolo perché Ozu è il poeta del quotidiano.
I dialoghi li avete sentiti in questa breve, insignificante scena, se vogliamo, no? Ma sono fatti di parole che tutti possono pronunciare, e questa è la sua caratteristica. Ma io vorrei dire qualcosa su questo regista che viene per la prima volta presentato, diciamo, a un grande pubblico in Italia. Regista che fece 53 film in vita, morì nel 63, Viaggio a Tokyo è del 53, e praticamente è stato scoperto in Europa, scoperto nel senso che ha avuto successo nella seconda metà degli anni 70. Tutto questo perché i giapponesi dicevano che non era molto comprensibile per noi. In realtà poi, come vedete, come avete potuto capire da queste poche immagini, invece è comprensibilissimo. Ma vorrei anche dire un'altra cosa. La televisione funziona molto bene come seconda visione, ultima visione, per il pubblico che vuole quasi ricordare certe immagini che ha già recepito al cinema. Questa volta si trova di fronte a un regista per lui ignoto. Vorrei dire che non è un regista per pochi pazzi del cinema, innamorati del cinema, è un regista che ha una statura che è uguale a quella dei massimi, di Bergman, di Chaplin. Sarebbe come se non conoscessimo Fellini, sarebbe come se non conoscessimo Charlot. Quindi io credo che possano avvicinarsi tutti quanti a questo film tranquillamente e non perderanno il loro tempo a vederlo. È morto. Guarda. Una siringa. Queste puntine da disegno. Non toccare niente. Cos'è questo odore? Acido prossimo. Giovedì alle 21.45 e sabato alle 22 sulla Rete 1 Nuovo Giallo Televisivo. Titolo Tre colpi di fucile. La regia dice quindi Daniele Danza. Sceneggiato è tratto da un romanzo di John Dixon Carr, tra gli interpreti Giampiero Albertini, Mariano Rigillo, Paolo Tanziani, Alberto Lupo, e Simona Izzo qui presente ospite. Sei bravissimo a fare l'annunciatore. Sì. Simona, sbaglio, è la prima volta che appare. Ma adesso mi intervisti pure. È naturale, io sono qui come. No, io preferisco, guarda, preferisco intervistare che essere intervistato, non è possibile. Vorrei sapere se è la prima volta che tu appari al di là delle telecamere come attrice e non come presentatrice, sbaglio? È la prima volta perché c'è stato un regista che finalmente ha deciso di utilizzare una doppiatrice, perché io faccio la doppiatrice da tanti anni e finalmente Danza, non so se lo conosci, incosciente, è uno molto bravo e con un grosso intuito, ha detto beh, prendiamo una doppiatrice invece di prendere un'attrice che non è un'attrice. Come ti sei trovata? Con Danza? No, è no, un no, grande come regista. Ma non è questo il discorso, ah, ti sei trovata a fare l'attrice. Mi è piaciuto, mi piace, io la faccio da tanto tempo, lo faccio perché la gente non lo sa, ma quando vanno al cinema a vedere i film americani, io ogni tanto, anzi molto spesso, do la voce a queste attrici. Il fatto di apparire, io sono abituata ad apparire, poi sono vanitosa, per cui mi è piaciuto apparire. Com'è il tuo personaggio? Il mio personaggio è una donna un po' insidiosa, perché un po' sospetta, però tutto sommato candida, mi pare. È comunque una che cerca di... Forse è l'assassina, Daniele, ma io non lo posso dire. Non l'ho letto, qua. Non leggo mai. Non l'hai visto? Non li leggo. Tu lo devi vedere. Quando è che va in onda? Come l'hai detto? Sabato e giovedì. Io non sono, forse sono l'assassina, Daniele. Non lo possiamo dire. Te lo auguro. Senti, preferisci essere la regina del doppiaggio o un'attrice brava di secondo piano? Preferisco lavorare con te. Non lo senti. Mi pare che sei stata troppo sviolinata, eh? Poi giudicate su, è troppo sviolinata. Venerdì sulla Rete 1 ancora un film con Fred Astaire e Ginger Roger. Voglio danzar con te. L'appuntamento è per le ore 21.30. Uomini e Cobra è un western disincantato e ironico interpretato da Kirk Douglas e Henry Fonda per la regia di Joseph Lee Mankiewicz. Ed è il film che vedremo sempre sabato prossimo sulla Rete 2 alle 21.35. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Non mi resta che darvi un appuntamento per sabato prossimo. Grazie dell'ascolto e arrivederci.